Mamma, lo sai che sono arrivata a 100.000 iscritti? È vero? Sì! Wow, vabbè! Papà, lo sai che sono arrivata a 100.000 iscritti? Uscite! Dobbiamo festeggiare! Davvero? E c'è, 100.000! Oh, mix, mica tutti quanti, sei grande! Grazie, papà! Dillo a mamma! Aspetta, mamma! Ok. Scusa sorellona, io lo so che tu lo sapevi prima di me, vero? Che sono arrivata ai 100k. Ah, pensavo fosse prima. Vabbè, anche! Bravissima! Sei scema ma sei brava. Ma secondo te la gente mi segue perché sono scema? È il momento di dirlo ai veri capi di questa casa. Ma ciao! Ciao, belli di casa! La volete davvero una novità? E dai, lo so che la volete sapere, in fondo. In fondo a me. Mi state ignorando! Che state andando a pomiciare dietro la pianta, perché? Come si comincia in questi casi? Salve Rane Rospi e benvenuti in questo nuovo fantastico video. Eppure mi sa di una cosa già vista. Benvenuti in un nuovo video! Non ho un'intro mia! Che schifo! Ciao ragazzi, sono Mario Blu e siamo qui perché siamo arrivati a 100.000 iscritti! Vai! Come? Io proprio che sembrava ieri che ero tipo ai 100, io ero tipo... Ok, mi sta bene, che bello, qualcuno mi segue! Siamo arrivati ai 100k adesso e quindi io tipo... Come ho fatto? Non lo so nemmeno io, non me ne capacito, sono veramente scioccata. Non so davvero che fare, solo ringraziarvi, vorrei abbracciarvi tutti a uno, ma non si... Tanti abbracci. Perché alla fine sono arrivata qua solo grazie a voi, perché vi piacciono i miei contenuti. Quindi, davvero, grazie! Che dire, sono emozionata anche perché non sono abituata a fare video in questo modo. Io vi avevo chiesto di mandarmi sulla community di YouTube delle domande abbastanza anche personali, così almeno ci conosciamo un po' meglio. Allora, ci sono tipo 42 screen di domande. Ogni screen ci avrà tipo 4 commenti con 10.000 domande all'interno. Io sono tipo... Quindi le ho dovute tipo selezionare tantissimo. Mi dispiace perché avrei voluto rispondere a tutte, ma ho dovuto per forza selezionarle, e selezionandole ho prese quelle che magari non si ripetevano, perché alcune domande si ripetevano involontariamente, eccetera eccetera, e anche una domanda dove posso rispondere anche ad altre domande che mi avevate fatto. Quindi ho selezionato e io direi iniziamo subito. Allora, iniziamo con Matteo Balsamo. Ciao Marion, kiss kiss. Non ho tante domande da farti, ma solo due in particolare. Quando è nata la tua passione per il doppiaggio in generale, per la sfera cinematografica? In realtà è nato verso il terzo superiore, quindi quando avevo tipo 16 anni, e è nato abbastanza casualmente, perché ho cominciato a vedere questa serie che era tutto reality, perché ho già detto che era la serie che mi ha iniziato ad appassionare sul doppiaggio, perché ho sentito dei doppiatori che sentivo spesso anche, dicevo questa voce la riconosco, questa voce l'ho sentita da qualche altra parte, queste cose qui, che comunque a tutto reality ha avuto dei doppiatori veramente fighi, ha avuto Monica Ward, Monica Vulcano, Ilaria Latini, Laura Latini, Cristian Jansante, Massimiliano Alto, quanti ne ha avuti? Di doppiatori molto famosi, molto importanti, quindi ecco perché li sentivo più spesso. Da là sono andata a fare qualche ricerca e mi sono appassionata tantissimo, ho pensato è bellissimo perché tu sei un attore, però non hai quel bisogno di essere per forza al centro dell'attenzione, per forza devi farti vedere, non so come spiegarlo insomma, però in generale è quello che mi piace di più, però la sfera cinematografica di per sé mi piace, da sempre che mi è piaciuta la sfera cinematografica, perché altrimenti non sarei neanche qui su YouTube. Poi la seconda domanda era: che cosa pensano i tuoi genitori di questa passione? Te lo chiedo perché anche io vorrei entrare nel mondo del doppiaggio, anche se ho un poco paura a dirle mie, visto che vivo in una famiglia dove quasi tutti sono laureati o professori. Allora io direi stai tranquillo, perché
È una cosa che deve piacere a te prima di tutto. Tu non devi essere costretto a fare cose che non vuoi fare, assolutamente. Anche io c'ho due laureati in casa. Mia sorella che è farmacista, c'ho mio padre che è un informatico. Quindi diciamo che io sono totalmente al di fuori di questa cerchia. Però mi hanno sostenuta perché inizialmente pensavano fosse una fase. Ammetto, però adesso hanno visto quanto io ci ho messo, quanta passione ci ho messo i soldi da parte per voler fare quel corso, ho cercato i corsi che volevo fare, ho cercato tutti i modi per poter entrare, loro hanno visto che non è stata una fase e da allora hanno cominciato ad aiutarmi e questa secondo me devi far vedere quanto ci tieni, secondo me questo sarà il tuo pass per entrare. Altra domanda, Dark Man mi scrive, ma il fidanzatino o la fidanzatina? All around me are familiar faces. Sono single da quando sono nata, un po' per mia scelta, un po' perché sono complicata io, insomma, quindi no, andiamo avanti. Anna Capasso mi scrive, allora, qual è la tua serie d'animazione preferita? Serie che non sia film... A parte Miraculous tutto reality, sono... In questo momento non me ne sovvengono. Vabbè, ci sono state le Winx al tempo che ho adorato tantissimo. Non lo so. Quale per personaggio Disney preferito? Personaggio Disney? Ah, io sono molto confusa perché a me piacciono quasi tutte. Mi piace Ariel, mi piace Ade. Ade è bellissimo, è fantastico perché è un cattivo, però fa ridere, è fantastico. Mi piacciono più che altro i cattivi Disney, no? Perché hanno quel tocco in più, un po' più... persuasivi, molto carini, molto fighi. Puoi fare più doppiaggi e portarli sul canale? Io li farei con molto, molto, molto piacere, più doppiaggi, figuriamoci. Solo che penso che alla gente non piacciano tutto qui. E siccome magari alla gente può non piacere, allora non vorrei che vi annoiasse e quindi niente, non li faccio. Però in realtà sì, mi piacerebbe. Con molti amiche sto cercando di organizzare delle collaborazioni, però non si sa che fine farebbero, perché appunto ho sempre paura che non mi possano piacere. Però, se volete, fatemelo sapere. Come fai a fare quelle bambole bellissime su Instagram? Sono stupende, grazie mille! Oh, finalmente, adoro che qualcuno veda quelle bambole. E io le Repaint Doll le ho sempre, sempre, sempre amate. E quindi ci tenevo tantissimo a farle. Anche adesso voglio continuare a farle. Purtroppo non ho abbastanza money per potermi comprare le bambole da struccare e rifare totalmente da capo. Quindi, come avete visto, ho fatto la bambola di Natalie, la bambola di Gabriel, ho fatto Cherry Bomb, ho fatto Baggy. E per le mie amiche che mi hanno aiutato a doppiare Asbin Hotel, avrei voluto fare tutti i personaggi di Asbin Hotel e regalarli appunto a tutti gli altri doppiatori che si sono cimentati in questo progetto con me, solo che appunto non ho le bambole per poterlo fare, però se no mi ci metterei assolutamente. Comunque se vi piacciono fatemelo sapere perché vorrei sapere un'opinione, sono contenta, ovviamente non sono brava come quelli, cioè determinate persone sono tipo... Come fate? Mi puoi salutare nel video, please? Ciao Anita, ciao! E basta, credo ti adoro, sei la mia youtuber preferita. Un bacione, Anita. Anita, la tua persona preferita. Chi segue Intel può capire. Alessio Ricci mi fa, ecco le mie domande. In che paese vivi? In Italia. Vivo in Italia, paese Italia. Italia. Cosa ti piace fare oltre al doppiaggio? Beh, mi piace creare dei cosplay, mi piace crearli perché devo crearli io, devo crearli da zero, se proprio sono complicatissimi e non ci riesco, allora a quel punto potrei anche andarli a comprare, però mi piace il cosplay, mi piace fare dei lavoretti, mi piace creare, quella è la cosa più sicura del mondo, mi piace creare. Come sorti il tuo tempo libero? Facendo quello che ti ho detto praticamente. Libro preferito? Oh, libro preferito io direi, allora... Prima di Harry Potter, diciamo, ci sono state le Cronache del Mondo Emerso, che sono tre trilogie di libri. Sono di questa autrice italiana che si chiama Alicia Troisi e adoro il fatto che lei ha iniziato a scrivere quando era appunto più giovane, quindi mi ci rivedo un bel po' perché anche a me piace scrivere e piacciono le storie di avventura, fantasy, azione. E questo c'ha molto fantasy
c'ha molta azione, c'è condita con quella cosa di romanticismo che non prende tutto il libro, ma che ci sta qualche volta, quindi ci sta, perché quando è troppo veramente diventa assai troppo pesante. Ci stanno i combattimenti, le guerre, che anche quelle sono divise bene, perché tutte guerre a un certo punto non ci capisci più niente, invece la storia è bella, quindi. Qual è tra tutti i doppiaggi che hai fatto finora il tuo preferito? Asvinotel, che vi devo dire, è stato quello più preferito perché mi sono messa proprio l'impegno, anche perché la mia co-direttrice, diciamo, Marta, mi ha veramente mazziato tantissimo per farlo bene questo doppiaggio. Come mai hai deciso di chiamarti Marion Blue su YouTube? In realtà è stato veramente casuale, perché Marion di per sé è un nome che si avvicina abbastanza al mio originale, poi il blu è anche un colore che a me piace il blu. Ero veramente fissata col blu, poi è subentrato il rosso, cioè a me piacciono il blu, il rosso, il bianco e il nero anche, di per sé, perché il nero è abbastanza neutro, e quindi sì, questi sono i colori principali, però non so, Marion Blu mi suonava bene, era bello, e comunque detto era il periodo proprio in cui ero veramente fissata con il blu. Ma giocato a Pokémon? Se sì, qual è il tuo Pokémon preferito? Purtroppo no, mi dispiace, non li conosco molto bene i Pokémon, ho visto l'anime della prima generazione, ma basta poi veramente. Che genere di musica ascolti? Tutto, io ascolto veramente tutto, non dipende per me da chi è l'autore, ma dalla musica, che se mi piace o meno. Un giorno posso ascoltare il classico, un giorno posso ascoltare la sigla di un anime, un giorno posso ascoltare una canzone indiana, un giorno una canzone russa, un giorno una canzone cinese, insomma dipende veramente da come sto in giornata, un giorno una canzone pop, un giorno una canzone rock. Wolf Shira dice: il tuo doppiatore preferito? Aspetta, ce la posso fare. La prima è stata Laura Latini. Vabbè, Flavio Aquilone, che ve lo dico a fare, Christian Jansante, lo adoro, Christian Jansante. Probabilmente in questo momento non me ne vengono, però ce ne ho tanti, io li adoro tantissimi, adoro di doppiatori, veramente non c'ho un doppiatore preferito. La tua serie TV, anime, cartone animato, videogame preferito? La serie TV, mi è piaciuto subito Once Upon a Time, perché è stata la prima serie seria che ho visto. E cartone animato, penso di averlo detto, anche se fosse non ce l'ho un cartone animato specifico. Senti, io di cartoni animati potrei dire che adoro Il Principe d'Egitto, adoro Alla ricerca di Camelot, ci stanno veramente tanti, che adoro Anastasia, bellissimi. Videogame Odin Sphere ha una storia veramente complicata, 5 personaggi, storie intrecciate, cioè sì, è sempre, adoro questa cosa dei più personaggi con storie che alla fine sono intrecciate tra loro e tutti si scoprono tutti imparentati o diciamo coinvolti in determinate situazioni. Io ci ho fatto un video su questa cosa, quasi nessuno se l'è visto, ve lo dico, mi dispiace perché io ci ho messo veramente veramente tutto il cuore di quel video, tutto il cuore ci ho messo. Cosa ti ha spinto ad appassionarti in seguito a studiare doppiaggio? Questo l'ho già detto, e aggiungo che a studiare doppiaggio ho iniziato prima in maniera amatoriale, perché io rivedendomi i miei doppiaggi precedenti, i miei primi doppiaggi che ho salvato, perché io doppiavo e poi salvavo, mi accorgevo mano a mano che no, aspetta, qui veramente non ci metto la passione, qua si vede, perché mano a mano che ti eserciti ci metti più passione, magari dal punto di vista della dell'edizione, no, perché l'edizione la devi imparare veramente bene. E infine, qualche spoiler sui nuovi futuri format che porterai sul tuo canale? Ok, allora, Wolfshira, vediamo. No, allora, io non amo spoilerare ciò che voglio portare, perché di per sé io voglio portare molte cose insieme, per esempio a Mara, chi mi segue su Twitch la conosce, vogliamo creare determinate cose, determinati siti, determinate altre idee che vogliamo creare, però purtroppo non le possiamo dire, perché se non vanno a buon fine, che senso ha dirlo, no? Cioè, nei video che voglio portare non sono poi così nuovi format, perché io devo continuare a portare Miraculous, devo continuare a portare Barbie e porterò qualche altro videogioco. Voglio fare qualche altra cosa nuova anche su Asvinotel, poi vedremo. Chi ha 5? Chi ha 5? Non lo so, penso. Ecco le mie domande. Quali sono i tuoi anime preferiti?
Mi ho detto, allora, gli anime proprio, ho adorato come anime, ma proprio anime, non manga, anime, Code Geass. Code Geass è tipo bellissimo. Cioè io l'ho amato alla follia, fantastico veramente, come è stato disegnato, che sono tutti degli stecchini che come li giri e giri, sembra che siano sempre di lato, però di per sé li adoro. Hai degli animali domestici? Ok, questa è una cosa molto particolare perché tecnicamente sì, ho due pesciolini rossi. Mia madre in realtà non ha mai voluto animali in casa, solo che mio padre ha sempre voluto un acquario. E un giorno si è presentato con due pesciolini rossi, così, di botto. Io ho pensato seriamente che mia madre lo avesse preso ammazzate. La cosa brutta è che adesso tocca a me dover curare i pesci, perché lui li ha presi sapendo che li avrei curati io. Ti piace disegnare? Sì! Sto cercando anche di imparare la tavoletta grafica. In realtà con la scuola superiore mi era pure passata, perché questo ci ricolleghiamo alla domanda successiva, che tipo di scuola superiore hai fatto. Io ho fatto l'artistico e ti giuro, forse è colpa del mio artistico, ma in realtà mi era proprio completamente passata quella voglia di disegnare, anche perché mi criticavano tutto. Cioè di quell'artistico dove i professori vedono magari un manga e fanno: che cosa sono questi pupazzetti? E te li schifano veramente tantissimo dicendo che quella non è arte. Fatto sta che cominciavo mano a mano a passarmi la voglia. Adesso mi sta, diciamo, alzando un po' di più, ma perché voglio imparare, perché non ho imparato niente da quella scuola. Ma non è per tutti gli artistici, comunque, penso. Quindi non vi preoccupate voi che andate all'artistico, che dovete andare all'artistico. Giù mi chiede come va. Ecco, per esempio, io potrei dire che sta andando un po' così e così, perché è stato per esempio un'estate un po' particolare, un po' movimentata, anche sia dal punto di vista relazionale, sia dal punto di vista fisico e mentale, perché io soffro di ansia e di attacchi di panico, e quindi anche ho fatto anche dei controlli medici. Adesso sto un po' meglio, diciamolo in questo modo, dai, andiamo avanti. Frisk Officer mi dice: domande! Come ti chiami? Ti piacere? Mi chiamo Miriam, in realtà il mio vero nome è Miriam, però preferisco che mi chiamate Marion. Sei pro alle storie LGBT? LGBTQ, dovrebbe essere LGBTQ, non sono molto avvezza al come si pronunci, però in realtà sì, perché non ci vedo niente di male. Non sta a me decidere chi deve amare chi, perché è una cosa totalmente soggettiva, quindi... Sei atea o credi in Dio? Ecco, questo, collegandoci al fatto del, appunto, credo nell'LGBT, molti possono pensare che io in realtà sia atea, ma no, io sono credente, io sono veramente, sono cattolica, sono cristiana cattolica. Semplicemente si ha questa idea che siccome sono cattolica, io di per sé devo essere per forza contro gli LGBT. Ma in realtà no. Cosa ne pensi del K-pop? Ecco, in realtà io non ho mai in realtà visto, cioè, visto veramente il K-pop. C'è un'amica mia che tipo lo adora, sta cercando di farmelo vedere, però io in realtà non lo so perché non lo sto facendo. Ma non lo so. PS: ah, I love you so much. Thank you, I love you too. Gianna Gerretti chiede: hai mai pensato di aprire un secondo canale? Sì, una cosa che sto pensando adesso, perché mi è stato chiesto di mettere dei contenuti che per esempio sul mio canale primo non posso mettere, perché nel caso mi buttino giù il canale o comunque mi chiudono il video, è un casino assurdo. Invece nel mio secondo canale posso mettere anche qualcosa per spezzare, con l'attesa che arrivi il video vero che metto nel primo canale. Quindi secondo me si può fare, anche perché voglio ritornare a fare delle cose che facevo prima. Clarissa Castelluzzo mi chiede: quanto sei alta? Sono abbastanza bassa, direi. Penso di essere 1,56. Forse più bassa, non lo so. Comunque sono abbastanza bassa, sono bassina io. Sei una che fa amicizia con gli altri o che aspetta che siano gli altri a fare il primo passo? Ecco, sono talmente fuori di testa che io mi imbarazzo talmente tanto che nella mia forma di imbarazzo comincio a parlare. A parlare a vanvera. Ed è così che la gente mi dice: oh, ma tu sei espansiva. No, per niente, io sono solo imbarazzata, ecco perché parlo. Ti è mai capitato che un fan ti abbia riconosciuta? Sì, è stato fantastico. Allora, prima di tutto c'è stato un fan che mi ha riconosciuto al Big Geek, poi una che mi ha conosciuta, che veniva a teatro con me addirittura, e una che viene a doppiaggio con me, mi ha conosciuta, cioè è fantastico. Quando usciranno gli episodi di Hasbin Hotel, farei gli assunti e li doppierei insieme agli altri?
Penso che farò più riassunti perché i doppiare ci sono già delle persone che stanno lavorando per rendere, per fare, creare un doppiaggio originale italiano. Ho contattato queste persone, sono veramente gentili, hanno pure visto il mio doppiaggio, quindi sono veramente contenta e sono veramente tanto, tanto gentili loro, quindi sì. Pagliarin punto Alessia mi dice, spero che leggerai le mie domande. Che film, serie, cartone animato hai preferito riassumere? Ah, riassumere. Allora, inizialmente cioè, mi piaceva Once Upon a Time, sono arrivata all'ultima serie che veramente ero tipo non ce la posso fare perché era veramente complicatissima da fare. Ah, non lo so, comunque di per sé tutto quello che riassumo è perché mi piace riassumerli. Cioè, sì, cioè, li considero sempre, però devono piacere anche a me qualunque cosa io debba riassumere. Qual è il tuo film preferito? Allora, io non è che io abbia un film preferito, ma è... Non ce l'ho un film preferito. Ci sono tanti film molto belli che mi sono sempre piaciuti. Tipo, non lo so, tipo In Time, tipo Il labirinto del fauno, Alice in Wonderland. Bello, Alice in Wonderland. Sherlock Holmes, come ho detto, Sherlock Holmes. Bello, Sherlock Holmes, bello. Vittoriana. Quanta logica hanno i personaggi di Miraculous da 1 a 10 secondo te? Dipende decisamente dal personaggio. Federica Canzonieri mi scrive, come hai avuto l'idea di riassumere i cartoni delle Barbie, della Kinder e Ferrero, eccetera? Oh, non lo so, cioè più che altro perché vedevo che erano cartoni veramente dell'infanzia, cartoni che io avevo visto, che molte altre persone avevano visto, qualche volta capitava di parlarne e pensavo, però nessuno effettivamente l'ha riassunto o ci ha fatto comunque un commento comico sopra, quindi secondo me era una cosa che andava fatta perché sia della Kinder Ferrero che delle Barbie. La Kinder Ferrero per fortuna non sono durati tantissimo, le Barbie cominciano, le sfornano praticamente ogni anno, quindi l'ansia. PhonicsMatt96 mi dice, domande che faccio spesso. Qual è il tuo percorso sia di studi, lavoro o anche di vita in generale? Nel senso, eventi, scelte che ti hanno resa la persona che sei? Oh, questo è particolare. Allora, il mio percorso di studi... Allora, ho fatto la scuola, normale. ho fatto l'artistico, come ho detto già. Non ho avuto molte esperienze positive dal punto di vista delle amicizie. Diciamola così. Ho fatto determinate scelte che alcune posso dire pentirmene, non lo so se me ne sono mai, se me ne pento in questo momento, perché io sono adesso la persona che sono. O quello che ho fatto per fare doppiaggio non lo cambio, non lo cambierei, perché sono stata contenta di aver fatto teatro, sono stata contenta di aver fatto canto, sono stata contenta di aver fatto determinati corsi. Hai particolari aspirazioni a livello professionale o anche sogni nella vita in generale, se sì quali, come ho detto, e fare doppiaggio, diventare uno di quei doppiatori tipo fantastici che vengono sempre chiamati e fai madonna, ma questa sta sempre in mezzo, è come un prezzemolo, esatto. So che possono essere domande difficili ma e manderebbero in tilt pure me. Eh sì, vabbè, ma non importa, anzi è buono che me le fate perché così ci possiamo conoscere, potete conoscere anche me meglio. Sono argomenti che suscitano quasi sempre il mio interesse e sono contenta perché suscitano anche a me il mio interesse. Ovviamente senza andare troppo sul personale se non lo vuoi, ma non ti preoccupare, quindi non mi hai chiesto niente di troppo, anzi sono felice di poterne parlare. Miss Fashion. Yeah, Miss Fashion. Io ti vorrei fare delle domande. Ti piace disegnare? Sì, come ho già detto. Se tu avessi la possibilità di fare un viaggio, dove andresti? Ecco, vorrei andare in Giappone, vorrei andare in Cina e vedere la città proibita. Voglio andare in India e mettere quei bei vestiti indiani fantastici che sicuramente costeranno un rene, ma sono bellissimi. Vorrei andare a Londra a vedere le case londinesi bellissime, tipo Sherlock Holmes. Oh my god. Sushi o pizza? Non si fanno queste domande. Queste domande sono veramente cattive. Cattive. Non lo so. C'è giorni in cui mi va di più il sushi, in cui giorni in cui mi va più la pizza, ma dipende. Fare mai degli incontri con i tuoi fan? Se sì, dove? È un po' complicato. Mia vera paura è venire, trovare i miei fan e non avere assolutamente nulla da dire. Devo offrire la pizza a tutti, che devo fare? Quindi vado in panico, non lo so, quindi vedremo.
Ok, siamo arrivati alla fine di questo percorso. Sono stati un bel po' di domande, sono stata veramente veramente contenta di poter aver risposto ad alcune. Mi dispiace non ho potuto rispondere a tutte, però veramente vi ringrazio di cuore per avermi seguito, vi ringrazio di cuore per tutto. Io veramente vi faccio un bacione, sono contenta per i 100.000 iscritti e soltanto grazie a voi se sono a questo punto. Spero che continuiate a seguirmi, spero davvero di poter andare avanti, di continuare e di fare contenuti nuovi, magari migliori, di migliorare io, di migliorare le qualità dei video. E ho perso di farmi venire altre idee. E spero che questo sia solo l'inizio, davvero. Questo è quanto, questo è quello che vi volevo dirvi. Quindi, grazie ragazzi, non voglio essere troppo sdolcinata romantica, perché io non sono così. Quindi, ragazzi, cioè, nel senso, quindi vi mando un bacione, un abbraccione così forte, forte, forte. E ci vediamo ai prossimi video. Sì, ciao. Ci sia la luce? Perché sto registrando. Però. Ciao sorella! Buongiorno! Puoi tagliare sempre? Sì, che posso tagliare. Però ovviamente posso arrivare solo fino a. La scena sarà tagliata, ciao! Forse questa scena con te che ti presenti, no. O forse no. O forse no.